Poracci, dopo il reveal di Pokémon Unite, che segna una storica collaborazione tra The Pokémon Company e Tencent, ora è il turno di Metal Slug. SNK ha infatti rilasciato il trailer di un nuovo progetto dedicato alla popolarissima serie di Run and Gun, per ora dal nome provvisorio Code J, destinato esclusivamente al mercato mobile. Prima di capire l'importanza dell'annuncio e se è il caso di essere felici o terribilmente spaventati, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per darmi una mano nella creazione di questi video. Iniziamo! Quando una serie di successo approda sul mercato mobile, i risultati spesso non incontrano i favori dei fan di vecchia data. Code J in realtà non è il primo tentativo pensato esclusivamente per il settore dei cellulari, visto che Metal Slug ha visto nell'ultimo decennio ben 3 spin-off arrivare su dispositivi mobili. Mentre Metal Slug Touch cercava di recuperare il feeling originale del side-scroller, mettendo il giocatore alla guida di 2 iconici veicoli, Defense e Attack, cambiavano completamente genere, trasportando l'immaginario di Metal Slug all'interno di un impianto ludico da Tower Defense. Sebbene Code J sembri posizionarsi come un titolo della serie principale a tutti gli effetti, forse addirittura un remake, a far storcere il naso e più sono senza dubbio i nomi coinvolti, Tencent e Team Studio. Il colosso cinese anche questa volta ha affidato lo sviluppo al team che si occuperà del free-to-start Pokémon Unite e che vanta tra le sue produzioni veri e propri hit del calibro di Arena of Valor e Call of Duty Mobile. Insomma, se già vedere l'interfaccia touch sovrastare la schermata di gioco è un po' un colpo al cuore per i fan più hardcore di Metal Slug, sapere che a supervisionare il progetto ci sarà Tencent, sinonimo spesso di politiche tutt'altro che virtuose per quanto riguarda microtransazioni e pagamenti in app all'interno dei suoi titoli, è un campanello d'allarme decisamente assordante. C'è da dire però che da quel poco che si è visto, Code J sembra estremamente rispettoso del materiale originale. Certo, lo stile grafico in 2.5D, per quanto riesca a catturare il feeling di Metal Slug, perde tutto il carisma degli sprite disegnati a mano tipici dell'era Neo Geo. L'opera di attualizzazione è sicuramente riuscita, ma così facendo lo stile grafico risulta molto più anonimo e il 3D utilizzato non spicca certo in originalità, rendendo difficile distinguere Code J da un qualsiasi altro generico titolo per cellulare. Nonostante questo, è chiara la volontà di far sentire a casa i giocatori di vecchia data, a partire già dall'intro del trailer che ricalca, inquadratura per inquadratura, l'opening del primo Metal Slug. Il gameplay poi sembra mostrare tutte sequenze riprese dai primi 3 giochi della serie, anche se con alcune differenze. Le più importanti di sicuro sono una ice gun in grado di congelare i nemici e la presenza di una barra dell'energia tripartita sopra il nostro personaggio, che a quanto pare darà la possibilità di ricevere più colpi prima di perdere una vita. Un cambiamento sostanziale di gameplay che sembra avvicinare Code J a quanto visto in passato nell'episodio pensato per la console portatile di casa Nintendo, Metal Slug Advance. Inoltre, in coda al trailer è possibile vedere una sorta di hub esplorabile anche in profondità, di cui non è chiaro la funzionalità all'interno del titolo. Potrebbe trattarsi sia di una sorta di base operativa in cui tornare tra una missione e l'altra per prepararsi al meglio al campo di battaglia, oppure una sorta di lobby online, nel caso fosse nelle intenzioni di Team Studio implementare delle funzionalità multigiocatore. Insomma, i dubbi a riguardo sono ancora tantissimi e questo primo trailer mi ha lasciato un po' interdetto, ma non completamente scoraggiato. Ci sono tutti i presupposti per omaggiare degnamente la serie. Bisognerà vedere quale sarà l'obiettivo principale di Code J, riportare un grande classico su mobile oppure l'ennesima scusa di proporre un generico pay to win mascherandolo dietro a un immaginario di culto. Va ricordato però che, secondo quanto confermato ufficialmente da SNK, il 2020 sarà l'anno di Metal Slug e nei prossimi mesi dovrebbe essere annunciato per home console un nuovo episodio numerato della serie, che ha visto il suo ultimo capitolo, il 7, uscire nel 2008 per Nintendo DS. Nell'attesa di scoprire qualcosa di più, vi aspetto nei commenti. Cosa ne pensate di questo nuovo Metal Slug? Vi stuzzica l'idea di poterlo giocare su mobile nonostante ci sia dietro Tencent? Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, Heavy Machine Gun, ciao!